Buongiorno dolciosi, buongiorno dolciose. Oggi è sabato e qui la situazione si è piuttosto movimentata. Sentite questo rumore, è il rombo dei motori delle motociclette che adesso vi mostro. Guardate un po', vedete, c'è molto più traffico. Oggi è sabato, domani ci sarà la premiazione e io sto tornando al Biker Fest. Vi auguro un buon divertimento, perché anche oggi vi porterò insieme a me. Spero che questa idea dei vlog vi stia piacendo. Qui continua ad essere bellissimo tempo, veramente una bella giornata. Guardate un po' che bel panorama anche qui dal finestrino. Vedete, qui ci sono tutte le roselline. E la famosa storia che vi raccontavo l'altro giorno riguardo al fatto che appunto è molto curato come molto curata come cittadina. Bene, io sono quasi arrivata. Sono arrivata al parcheggio, adesso parcheggiamo. Guardate un po', stanno arrivando tante persone rispetto ai giorni passati, c'è già più movimento, sono appena le 11 del mattino, forse anche qualcosa di meno. Biker Fest, 36esima edizione. E poi qui ci accoglie questa, boh, non saprei nemmeno io cos'è, una nave dei pirati, un tanto di bandiera sulla vetta. Ecco, qui la gente trova spazio, parcheggia, c'è chi va e chi viene. Guardate, ci sono tutti i bikers. E stiamo per parcheggiare. Arrivata qui all'entrata, come vedete stanno arrivando molte, molte persone. Questa è l'entrata, vedete? Ciclisti. Diciamo che è un mondo variegato, ecco. Se ti siedi in un angolino e ti metti a guardare chi passa è sempre divertente, è una specie di intrattenimento questo, ecco. C'è l'uomo Michelin che ci saluta, c'è anche una persona vestita da uomo Michelin che ovviamente farà da, come si chiama, lo sponsor. Che gira, poveraccio, si sta facendo una di quelle sudate e non vorrei essere al suo posto. Bene, le persone arrivano e noi entriamo. Sono nel padiglione del Biker Show, come potete vedere sono arrivate altre moto, tante altre persone ad ammirarle, chi le fotografa, chi le filma, chi spedisce il documento alla famiglia, all'amico, cosa ne pensi, qual è la tua preferita. E noi ormai siamo qui che ci chiediamo chi vincerà. E la premiazione è domani sul parco, dove avete visto il concerto nel vlog, lo scorso vlog. Ecco, su quel palco lì ci sarà la premiazione dei vincitori. E queste sono le persone che arrivano, fanno una giratina e vengono ad ammirare le motociclette customizzate in gara. Sono qui al banchetto meraviglioso, direi davvero da sogno, anche inaspettato, il banchetto del nostro amico Rossi, che sta di spalle perché dice che lui è sperduto, che non viene bene, quindi dice ma perché, ma perché, ma perché. E quindi non ce l'aspettavamo di trovare un banchetto così etnico, a una fiera di casa, è una cosa diversa, caro Rossi. Le auto vintage, le auto storiche. E quindi c'è anche altro da vedere oltre alle moto. Vi porto spasso con me. Allora, oggi non ho l'ombrellino, oggi non ho l'ombrellino di carta. Dici perché? Perché avrei dovuto portare 550.000 valigie
per portare tutti gli accessori abbinati con gli abiti e mi pare che 3 valigie siano già abbastanza per 4 giorni. Ecco perché mi ha appena fermato una persona e mi ha detto: come mai oggi, che mi vedono sempre passare, no, con gli outfit, dice, come mai oggi non hai l'ombrellino? Perché non ho l'ombrellino abbinato con l'abito. Dici, e quale abito hai? E ora ve lo faccio vedere. Signore Vino, oggi maioliche. Ci voleva quindi un ombrellino più, che io a casa ho. Ho anche il guantino. Siamo arrivata, questa bellissima Indian, la vedete lassù? Arrampicata? 1915. Qui la festa continua, eh? Il rombo delle moto riecheggia al Biker Fest di Lignano Sabbiadoro. E adesso, siccome è l'ora di pranzo, faccio una piccola pausa e poi torno. Uscendo dal Biker Fest, e questo è ciò che si incontra: le persone che un po' in moto, un po' in bicicletta, un po' a piedi anche, si avviano verso il Biker Fest. Potete vedere, sentite il rumore delle moto, il rombo. Questa è l'ala delle moto sportive. Comunque ogni volta che ci sono le moto che si radunano è sempre festa, eh? Beh, questa è stata la prima volta per Lignano Sabbiadoro. Ho un po' girato l'Italia, l'Europa, con appunto più grandi eventi legati al mondo del custom, però Lignano mancava al mio carnet. Ecco, finalmente l'ho aggiunto. Non caffè, al mare. Dal Biker Fest io vi saluto. Qui ormai è grande festa, c'è tantissima, tantissima gente. Spero vi siate divertiti a seguirmi con me in questo vlog. Noi ci vediamo domani con un nuovo racconto di